Allora, Roberto Perna, arriva questa vittoria in questo torneo dei Rioni, buona determinazione in campo, squadra quadrata, anche che se loro hanno avuto le ottime occasioni proprio prima del secondo gol, addirittura hanno tirato via una ghiotta occasione, proprio sembrava gol. Barpanici comunque non si è persa mai. Sì, ci siamo riconfermati, siamo contenti tutti. Voglio dedicare questa vittoria a un ragazzo che purtroppo è scomparso da pochi giorni, ciao Davide. E forse per lui abbiamo vinto questa sera. E comunque ottima la partita, siamo entrati in campo determinati perché ci volevamo riconfermare, perché poi alla fine è un giocare, un divertirsi, però alla fine lo sfottò dura un anno intero, quindi li aspettiamo sul campo tutti quanti un altro anno. Siamo un bel gruppo, abbiamo dimostrato anche via via un'amalgama in campo migliore. Grande Moreno Dorosani, capocannoniere, miglior giocatore del torneo, e si è confermato stasera con un gol strepitoso. Ecco, quanto è importante lo sfottò in un anno, poi alla fine c'è la stretta di mano proprio amichevole tra tanti amici che ci si vede tutti i giorni, poi in campo ci si trasforma. E certo, poi tutte quelle piccole rivalità si accentuano, ci sta la spallata, però l'importante, io ora sono tanti anni che faccio questo torneo, ho iniziato più di 18 anni fa, poi si è fermato, però c'è sempre questo spirito. Ecco, l'abbiamo visto comunque in campo, sì, ci sono delle proteste, ma poi si calma tutto, si capisce quanto è importante continuare ad essere amici anche quando si è rivali. Esatto, esatto. E poi quest'anno, grazie anche a Mondo Futsal, anche ci stiamo via via facendo vedere anche oltre questa piccola frazione, che siamo pochissimi, però è sempre bello organizzare e dimostrarsi sempre all'altezza della situazione. Quindi un ringraziamento anche al Circolo Futura, a Roberto Martin come sempre, a te, è sempre un piacere fare queste interviste con voi. Allora, Manuel Serecchia, premiato come miglior portiere del torneo, non è bastato comunque in questa finale ad essere da supporto per alzare il trofeo più prestigioso. No, è mancata la concentrazione, purtroppo è una questione psicologica che la mia squadra, essendo troppo giovane, non riesce a gestire bene. Ecco, forse è un po' il risultato è stato determinato da quel gol non gol che proprio un tuo compagno poi ha tirato fuori. Sì, vabbè, non stiamo a guardare queste cose. Cioè, il gol ce ne siamo mangiati tanti, potevamo fare più, sì, ma quel gol non penso cambiava qualcosa. Moreno Torosani, doppietta nella finale per poter alzare addirittura due trofei, miglior realizzatore, miglior giocatore, ma soprattutto la perla nella finale porta la tua firma. È stata una bella finale combattuta, abbiamo giocato contro un'ottima squadra come la finale dell'anno scorso, e diciamo che un po' di fortuna, un po' di bravura nostra, di tutta la squadra, del mister, siamo riusciti anche quest'anno a portare a casa il secondo titolo consecutivo. Ma ti aspettavi quel gol veramente sotto la traversa che hai lasciato tutti senza parole? Sinceramente no, però un po' di bravura, un po' di fortuna, è andata bene. Bene, grazie a Moreno, lo lasciamo comunque ai festeggiamenti insieme alla sua squadra.